A 3 anni esatti dal suo insediamento, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale fa il bilancio di questo periodo che supera la metà del mandato e indica anche le sfide per il futuro. Che hanno due punti fermi, li ascolteremo: apertura ai cittadini e attenzione particolare ai giovani. Per la pesca dilettantistica c'è una grande novità: il 15% delle acque interne potrà essere dato in concessione alle associazioni di pescatori. Il Consiglio però si divide, ascolteremo la maggioranza favorevole e le opposizioni contrarie. Durante l'ultima seduta sono stati approvati i bilanci del Parco della Maremma e di Ente Terre regionali. Si è parlato del progetto del Centro Nazionale Antipandemico di Siena, che fine ha fatto è la domanda, e si è discusso ancora dei CPR, i centri per il rimpatrio degli immigrati, con la maggioranza che ha ribadito il no alla realizzazione di un CPR in Toscana. Tante ancora una volta le iniziative di arte, cultura, tradizione, ma in questo periodo soprattutto di enogastronomia e prodotti tipici, che sono state presentate qui a Palazzo del Pegaso. Spazio anche al Teatro Popolare e Sociale, con un premio per la compagnia Chille della Balanza. La seduta di martedì scorso si era aperta con il ricordo di Sergio Staino, grande vignettista, libero da ogni condizionamento, viene detto in aula, suo il disegno per celebrare la festa della Toscana di 2 anni fa. È una vignetta in cui sostanzialmente c'era il suo bobo che stava per essere giustiziato, era la festa della Toscana, e in quella vignetta ci sta tutto Sergio Staino, il suo amore per la nostra terra, la sua voglia sempre di stare dalla parte degli ultimi, di farlo come uomo libero, e con quella vignetta e con quelle parole è stato il più bel ricordo che ha voluto lasciare alla sua terra, la Toscana. Torniamo indietro con il nostro archivio a quel 19 ottobre 2020. Eravamo in mezzo alla fase più acuta della pandemia, le elezioni regionali c'erano state da un mese, avevano determinato nuovi equilibri e nuovi consiglieri. A quel punto, in quella seduta, si elesse il presidente del Consiglio regionale, man mano è stato eletto l'ufficio di presidenza, che è stato allargato anche di recente, e adesso è il momento di fare il punto su quanto fatto in questi 3 anni. Siamo tornati ad una condizione di normalità rispetto alla pandemia, che ora fa molta meno paura, e il Consiglio può realizzare meglio quella sua volontà di aprirsi ai cittadini e puntare ai giovani, che viene sottolineata più volte nelle interviste qui. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza, lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori, insomma un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura, insomma un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante: in ufficio di presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. L'unità di intenti dunque ha consentito di superare ogni divisione politica nell'ufficio di presidenza, lo confermano le dichiarazioni dei due vicepresidenti, Casucci della Lega e Scaramelli di Italia Viva. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria
è un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, il giorno, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cerugofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti diciamo in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa, che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze. La Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani, che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre propositiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Intervengono anche i presidenti delle commissioni, al loro interno si discutono, prima che ci siano il dibattito e il voto in aula, tutti gli atti e le proposte di legge. Sono anche le antenne in qualche modo che aiutano a comprendere cosa pensano i cittadini e gli interlocutori interessati a un determinato provvedimento. Sentiremo i pareri dei presidenti la prossima settimana. I CPR, i centri di permanenza per i rimpatri destinati agli immigrati in attesa appunto di essere rimpatriati, fanno litigare anche in Toscana il centrodestra e il centrosinistra. Al tema è dedicata quasi tutta la seduta di mercoledì 25 ottobre, alla fine prevale il no della maggioranza PD e Italia Viva insieme a quello dei 5 Stelle sulla possibilità che venga fatto un CPR nella nostra regione. Si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi. E dal dibattito che ne è scaturito abbiamo, come dire, anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delinquono in Italia, di qualsiasi nazionalità siano, devono andare in carcere, ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione, spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Ecco perché noi abbiamo con questa mozione ribadito il nostro no alla realizzazione CPR in generale e in Toscana in particolare. Di tutt'altro avviso sono gli esponenti del centrodestra che vogliono che il governo superi le resistenze della Toscana. Sì, per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana e non lo dice la Lega, ma lo dicono anche i prefetti. Per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il ministro degli interni per un aiuto, chiedere al governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi, del sindaco Nardella. Però quando il governo chiede, Toscana, facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa, come la maggioranza delle altre regioni, per istituire un CPR, la risposta è no. Un aspetto che in ogni caso il governo non può sottovalutare è che anche alcuni sindaci di centrodestra si dicono contrari o perlomeno perplessi rispetto ad una collocazione del CPR nel proprio comune.
Certo, non sarà sicuramente semplice trovare una collocazione per un centro di permanenza di rimpatrio, però credo che, come è stato fatto anche nelle altre regioni, quando c'è una buona collaborazione istituzionale, quando c'è rispetto per tutti gli organi, dal governo alla regione, ai comuni, a tutti coloro che poi siederanno a quel tavolo, perché il governo non ha nessuna intenzione di venire ad imporsi in Toscana, di scegliere in maniera autonoma la collocazione. Sarà una contrattazione istituzionale, una contrattazione politica, come avviene per tutte le altre tematiche. L'obiezione che muove chi è contrario al centro, l'abbiamo sentito, è anche quella che per chi delinque in realtà c'è il carcere, non potrebbe essere collocato insomma in un altro tipo di struttura come questo. Non c'entrano. Il Partito Democratico, che oggi viene a dirci chi delinque va in carcere, è lo stesso Partito Democratico che una volta all'anno, attraverso il garante dei detenuti, viene a piangere per le condizioni inumane in cui si trovano i detenuti in Toscana e in Italia. Quindi, se le carceri sono strapiene, se ogni volta che il Partito Democratico, speriamo più tardi possibile, va al governo, la prima cosa che fa i decreti svuota carceri perché in carcere ci sono troppe persone, evidentemente tu non puoi pensare che quello trovato a spacciare cocaina alle cascine vada in carcere. Siccome poi non ce lo mandano, perché poi c'è il cortocircuito tra chi dice devono andare in carcere, le carceri però sono troppo piene, i magistrati che non convalidano i fermi e le carcerazioni preventive. Quindi è un cortocircuito che produce quello che abbiamo visto fino ad oggi, ovvero persone che nella più completa impunità possono starsene nel giro per le città e continuare a fare gli affari loro. Dall'altra parte, nota qualcuno, osservando quello che è accaduto durante questo dibattito, si è costituito una specie di campo largo, nel senso che proprio sui CPR la posizione di PD e Movimento 5 Stelle è molto simile. La regione fa bene a ostacolare la costruzione di questi CPR, perché noi siamo contro la detenzione amministrativa. Non si capisce per quale motivo una persona che non ha commesso nessun reato debba essere tenuta ferma fino a due anni in un centro dove non può uscire, dove viene privata delle proprie libertà personali, in attesa di che cosa? Ecco, noi siamo fortemente contrari, crediamo che la reclusione delle persone debba avvenire solo dopo che qualcuno ha commesso un reato e sia stato giudicato da un tribunale. Anche Italia Viva è sostanzialmente sulla stessa linea, contraria al CPR. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi, e questa è una risposta che serve da parte del governo, e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lager in Toscana, laddove concentrare un numero indiscriminato, diciamo, di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. L'altra parte della mattinata è stata dedicata alle sorti del centro antipandemico nazionale, avrebbe dovuto sorgere a Siena, nel Biotecnopolo era stato già annunciato un maxi finanziamento statale di 300 milioni, se ne sono perse le tracce, scrive la consigliera Paris in un'interrogazione presentata alla Giunta, le risponde l'assessore Bezzini ammettendo di non aver ricevuto ancora le risposte necessarie e comunque promettendo un ulteriore pressing sul governo, che intanto ha cambiato il presidente e una parte del CDA. L'assessore risponde anche ad un'interrogazione del consigliere Scaramelli sulla scuola di specializzazione medica. Dice la Giunta sta raccogliendo dati ed è al lavoro per cercare le soluzioni possibili alla carenza di candidati per la specializzazione medica in chirurgia generale a Siena. E poi dall'Assemblea vengono approvati i bilanci di Ente Terre Regionali Toscane e Parco della Maremma. Su quest'ultimo, il bilancio del 2022, non c'è stato ancora il pronunciamento della comunità del parco. Il valore della produzione è di 2,3 milioni, i costi sono poco superiori ai 2 milioni. La Regione interviene con quasi 1,5 milioni di euro, la comunità, quindi i comuni interessati e la provincia di Grosseto, con 245 mila euro. Anche di Ente Terre Regionali, che nel 2022 ha presentato un utile di 600 mila euro, viene approvato il bilancio. Ha molti compiti di ricerca e promozione delle produzioni agricole e forestali, di gestione di aziende agricole di sua proprietà, della banca della terra, deve approvare gli indirizzi per la gestione dei beni del patrimonio agricolo forestale, verificare la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori. Insomma, compiti importanti. Noi approfondiremo tutto questo fra 7 giorni nella nuova puntata di Regionando.
Oggi parliamo anche dell'attività di pesca perché c'è un'importante novità, c'è una nuova legge regionale. Perché per quanto riguarda la pesca dilettantistica, l'adeguamento della legge 7 del 2005 adesso consentirà di dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori. È una legge però che nella sua formulazione è diversa da quella su cui la Commissione aveva cominciato a lavorare nei mesi scorsi, fanno notare, criticando, i consiglieri di opposizione. La legge la presenta il consigliere Mario Puppa, vicepresidente della Commissione Sviluppo Urbano e Rurale. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrente o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autoctona e anche diciamo, in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. E in questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione, che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale. Saranno, diciamo così, interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della Giunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà, diciamo, le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare, diciamo, attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Tra gli emendamenti ce n'è uno che indica che per l'accesso alle zone date in concessione e quindi regolamentate, quando non ci siano gare, sia gli under 12 che gli over 70 possano accedere gratuitamente, ma questo non smorza i toni del centrodestra molto critici. I consiglieri attaccano anche sui cambiamenti che ha subito la prima versione della legge e denunciano alcune, dal loro punto di vista, incongruenze. Può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto queste e altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto, diciamo, di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge, si può anche capire la volontà di migliorare perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. A noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo. Ancora più dura la capogruppo della Lega. È veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione, debba pagare il tesserino più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume. Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti, perché non si parla di diciamo collocazione di un fiume intero, ma di piccoli tratti, quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non preso in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male, come purtroppo lo è, ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana, e quindi non si risolverà nel problema di rischio idrogeologico, non si risolveranno i problemi ambientali. Dal 3 al 19 novembre si svolge l'edizione 2023 del Foiano Book Festival che viene presentata qui nella sede del Consiglio regionale. Il festival propone l'incontro con autori sia di livello nazionale che emergenti e indipendenti insieme a concerti molto interessanti. Noi abbiamo deciso di dare voce a quelle realtà più piccole che hanno una grande capacità di saper raccontare quanto è bella la Toscana. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di turismo. E tutto questo si tiene insieme nella quinta edizione del Foiano Book Festival. È un modo per parlare di cultura attraverso i libri. È di questo weekend invece l'appuntamento con la Tartu Festa di Montaione, nella Val d'Elsa fiorentina. Una storicità indubbiamente importante, 30 anni, su un prodotto di eccellenza del territorio toscano che è il tartufo. Ci eravamo prefissi l'obiettivo di aprire il palazzo per accogliere le iniziative più caratteristiche e più importanti del territorio toscano.
indubbiamente Tartu fa festa è tale. La compagnia di teatro popolare e sociale Chille della Balanza compie 50 anni e il Consiglio la premia. Qual è il tratto caratteristico di questa compagnia? Chiediamo al vulcanico Claudio Ascoli che la anima. Il tratto di Chille della Balanza è stato inizialmente nella sua nascita il lavoro sui fatti popolari. Chille della Balanza significa quelli della bilancia ed è un nome dei venditori nella Napoli di fine 600 che avevano una stadera, la bilancia quella con l'unico piatto, e andavano la mattina in giro a vendere, raccoglievano le storie delle massaie e le rinarravano la sera davanti a un bicchiere di vino in osteria. La compagnia adesso ha sede a Firenze nell'ex città manicomio di San Salvi e questo è il lato sociale che spicca di più. Noi siamo entrati perché l'ultimo direttore di San Salvi, Carmelo Pellicanò, volle applicare uno dei dettami di Franco Basaglia. Franco Basaglia diceva il dentro e il fuori devono in qualche modo congiungersi, cioè noi dobbiamo aprire i manicomi portando fuori i matti, ma nello stesso tempo deve entrare la città nel manicomio. Deve entrare rispettando la memoria, ma al tempo stesso deve entrare facendo vivere di cultura un luogo fino ad allora chiuso. Il nostro primo progetto si chiamava San Salvi Città Negata. Chille della Balanza in questi 50 anni di carriera ha fatto un teatro militante, un teatro che ha ravvivato lo spazio civico, che ha custodito luoghi delicati come a San Salvi lo spazio che hanno da tantissimi anni nell'ex manicomio, luoghi di sofferenza che hanno trovato una nuova vocazione e dai quali sono spesso partite delle voci di interpretazione dei momenti più importanti della vita consociata, della vita delle comunità. Oggi vi salutiamo con un'altra mostra che resterà aperta fino a sabato 4 novembre al centro espositivo di Palazzo del Pegaso. È la mostra Reperta Relitta dell'artista toscano Matteo Bartolozzi. Sono opere realizzate tra il 2021 e quest'anno per cui vengono utilizzate materiali non convenzionali come oggetti quotidiani e reperti. Di qui il nome della mostra Reperta Relitta. Noi ci rivediamo venerdì 3 novembre invece per una nuova puntata di Regionando anche in streaming e on demand sul nostro sito e su quello del Consiglio regionale.